Beh, per me era, cioè per me è importante avere sempre un messaggio forte. Al primo posto c'è il messaggio in quanto donna, cioè io sono una donna che fa musica, una donna che vive e quindi mi sento molto legata a queste tematiche comunque nella profondità, no? Cioè devo sempre dire qualcosa di intelligente perché io che ne ho l'opportunità posso usare delle parole che magari gli altri, le altre hanno paura di usare. E questo era un po' un pezzo che chiude un cerchio di rivalsa, no? Che io cercavo e il messaggio che c'era dietro, che ovviamente è un messaggio che io ho dedicato a me stessa, è il messaggio di non avere paura di credere in te stessa, non credere troppo a quello che dicono gli altri, abbi sempre al primo posto la proiezione che hai di te nel futuro, quindi cioè, pensa a quello che vuoi fare da grande, pensa a come lo vuoi fare, segui quella cosa e non pensare invece a tutto quello che c'è intorno. E quindi ho iniziato a scrivere questo pezzo, che è un pezzo che ho scritto proprio in una sessione, cioè è stato proprio uno sfogo velocissimo, proprio quasi per andare a scusarmi con la mia bambina, che era una cosa che io non avevo ancora fatto. Quel messaggio di se vuoi fare una cosa falla, guarda davvero al tuo futuro, pensa solo a quello, vuoi cantare, fallo. Ti dicono non puoi farlo perché sei grassa, non puoi farlo perché vieni da una realtà piccolissima, non puoi farlo perché sei donna. E invece tu credici comunque perché prima o poi qualcosa di grande lo farai e secondo me coronare questo testo e questo pezzo sul palco più importante italiano è effettivamente proprio quel punto che io stavo cercando. E poi, vabbè, da come hai detto tu, ho avuto dei trascorsi di vita non molto facili, appunto, in primis sono donna, quindi ragazzi sappiamo benissimo cosa vuol dire essere donna, soprattutto in un mondo del genere, soprattutto perché parto dal rap, però proprio nel mondo del lavoro in generale sappiamo la figura della donna dove va a finire. Poi da subito ho subito questo bullismo che spesso sfociava in una violenza, cioè ho sempre avuto un bullismo molto violento fisico. Violenze che poi sono andate anche oltre, quindi violenze sessuali non ci manca, l'appello non ci manca davvero niente. E per non farci mancare niente, poi a 20 anni appunto ho scoperto di avere il cancro. E mi sono fatta le mie 12 chemioterapie, adesso fortunatamente sto bene e sono buona come mi vedete. Ho scoperto di stare molto bene con i capelli corti che poi ho mantenuto, quindi questa cosa è andata bene. Diciamo che tutti questi momenti mi sono serviti e mi servono ancora oggi. Per capire che se voglio fare qualcosa io posso, cioè l'aver superato tutte queste cose che comunque sono drastiche nella vita, no? Il percorso di una vita, mi ha portato a capire che davvero, cioè se voglio ballare, ballo, inteso come se voglio fare una cosa la faccio a prescindere da tutto quello che mi è successo, ciò che sono, ciò che vedono gli altri di me. E secondo me questo è proprio il pezzo che racchiude questo pensiero e sono davvero felice di poterlo urlare su quel palco, cioè che è davvero un posto che tutti riescono a vedere, no? C'è un palcoscenico che guardano tutti, quindi sono davvero felice. Diciamo che quando sei piccolo, ma in realtà anche da grande, no? E vedi che le persone ti odiano, il mondo ti odia, il mondo intorno a te non funziona, non hai un posto sicuro, non sai dove collocarti, la prima risposta che hai, o meglio, la prima risposta che ho avuto io è stata l'odio in generale, cioè io ho risposto all'odio con l'odio, quindi ho iniziato a odiare il mondo, odiare me stessa, odiare gli altri e diciamo che il mio vettore primario era la rabbia, cioè quando qualcuno mi diceva una cosa all'inizio incameravo tutto, poi alla fine sono scoppiata completamente, quindi quando qualcuno mi diceva qualcosa io ero molto arrabbiata. Nei miei primi testi si sente proprio tantissima rabbia, cioè a partire da quando avevo 13 anni, comunque di solito i bambini a 13 anni voglio dire fanno gli amici cucciolotti, gli amici cucciolotti li faccio adesso, però a 13 anni scrivevo dei testi struggenti. E con questo ritornello, con questo brano, questo titolo, io ho voluto dire tutta quella rabbia, cioè non ti serve, capito? Non ti basta arrabbiarti per stare meglio, devi fare molto di più. E nel momento in cui ho capito che tutte quelle energie negative che mi arrivavano le dovevo trasformare in energie positive per stare meglio, la vita mi è cambiata completamente, cioè anche il fatto di avere vergogna del mio fisico, avere vergogna di me coprirmi con dei vestiti molto larghi, non mi è mai servito, no? Quel fatto di arrabbiarmi così tanto con me stessa da dover pensare di dovermi nascondere. Nel momento in cui invece ho iniziato a vestirmi attillata, a truccarmi, a tirare i capelli all'indietro, ci cioè ho capito proprio che sono bella per come sono, per chi sono, e quindi da quel momento proprio ho cambiato la visione che ho di me stessa e anche gli altri. Ovviamente gli altri ti giudicano anche
in base a quanto ti ami, no? Se ti ami poco, le persone ti ameranno poco perché vedranno di te una versione molto insicura, no? Quindi se tu ti presenti in maniera insicura, gli altri avranno quella proiezione di te. Quando tu invece ti presenti come una persona che sta, che esiste, che non ha paura di esistere, le persone lo vedranno e ti valuteranno proprio in maniera diversa. Quindi questo è stato un po' il gioco che ho fatto nella vita, quel life changer che mi serviva, no? E quindi la rabbia non mi basta, è proprio la frase che mi sono dedicata. È destinata quindi al passato. Sì, è un pezzo che io ho dedicato a Marianna, bambina, adolescente, e quindi c'è proprio, anzi, questo scambio di parlo prima di te, poi parlo di me, poi parlo di nuovo di te, cioè che proprio nel ritornello si cambia la persona un po' di volte, e quindi sì, al passato. I miei messaggi, cioè, voglio che arrivino in maniera universale, nel senso io non parlo solo delle minoranze specifiche, io non è che parlo solo alle persone grasse, assolutamente no. È un messaggio che può arrivare in maniera universale, perché da bambino magari ragazzino X è stato preso in giro perché era molto effeminato, ragazzina X è stata presa in giro perché era bassa, perché veniva da un contesto sociale povero, no? Oppure da una parte della città più brutta, cioè sono tantissime le motivazioni per le quali da piccoli magari abbiamo subito bullismo o attacchi sul personale. E quindi voglio che questo mio messaggio arrivi a tutti, perché è un messaggio per tutti, cioè io non parlo solo di corpo, parlo proprio dell'essenza e di ciò che ci è successo a tutti quando eravamo più piccoli. E a questa roba di sognare, portarsi i sogni in avanti, che è una cosa che può accadere a me che voglio fare la cantante, a lui che fa il giornalista, un'altra persona che vuole fare il cuoco. Cioè, è una cosa di tutti, credere sempre nei propri sogni. Alla fine tutti prima nella vita ci siamo sentiti, no, con i bastoni tra le ruote. Quindi il messaggio è anche quello, il fatto che quando gli altri non credono in ciò che vuoi fare tu, devi essere il primo a crederci perché è la tua forza che ti porterà a fare quella cosa per davvero. Quindi questo è il messaggio che c'è dietro e penso che sia un messaggio che può arrivare davvero davvero a tutti, cioè non parlo solo alla mia cricca, voglio che sia universale. Io ti dico, sicuramente mi frega di meno del giudizio delle persone, ma non posso e non penso che non potrò mai esserne indifferente, perché ho passato praticamente gran parte della mia vita a giudicarmi per come mi giudicavano gli altri, quindi ormai è diventato un mindset che io ho, cioè una cosa che io faccio, io ascolto gli altri, in base a quello che dicono gli altri io mi definisco come persona. È una cosa che purtroppo sono abituata a fare da tanto tempo, perché hanno sempre cercato di darmi quell'immagine là, e quindi è difficile togliermela dalle spalle. Cioè, quando succede qualcosa, no, e si crea tempesta mediatica, e al centro di questa tempesta mediatica c'è il mio nome, io mi sento male, cioè continuo a stare male per queste cose, in primis perché sono umana, in secondo luogo perché appunto essendo cresciuta in quell'ambiente là è davvero difficile toglierselo di dosso, no? Quindi continuerò sempre a difendermi dal mondo perché sono abituata a farlo. Spero di cambiare da questo punto di vista, spero di diventare completamente menefreghista al riguardo, ma la mia fortuna è che sono molto intelligente a livello emotivo, quindi non riesco a scansare le brutte cose perché sono molto sensibile. Quindi ci posso provare, ma non ti prometto niente. Stiamo ancora chiudendo il calendario del tour estivo, che sicuramente farà tappa di un po' di festival in giro per l'Italia, quello sicuro. Tanta Sanremo sono impegnatissima, ci penso notte e giorno, lo amo e mi fa anche paura. E come dico sempre, sicuramente il massimo dei punti arriverà durante la serata delle cover, perché vabbè, siamo quattro, e poi la serata delle cover è proprio più libera. Mentre ovviamente il pezzo, almeno la prima sera, fatemi pensare a dover cantare bene, poi alla volta dopo possiamo fare quello che vogliamo.